Ben ritrovati. Dunque, scusatemi innanzitutto, sempre per la mia avvenenza paragonabile a quella di un broccolo bollito, ma sapete che io faccio i video a tarda sera perché durante il giorno proprio. Poi oggi è stata una giornata campale perché oltre al lavoro e altri impegni ho ribaltato mezza casa perché quando si avvicinano le feste di Natale, poi volenti o nolenti, arriva gente, hai visite, cose, insomma, vivere in mezzo al caos primordiale che pervade la mia dimora non mi sembra proprio il caso. Quindi ho fatto anche la casalinga disperata. Ma veniamo al video di questa sera. Alcuni di voi mi hanno scritto che sentivano la mancanza del libro Sola. E dicevo, vabbè, ma deve capitarti. Oh, manco me l'aveste mandata. È capitato l'altro libro Sola. Non è di quelle sole che facciano proprio andare in delirio, ma non è neanche un piacere averlo letto, nel senso che comunque ci ho perso del tempo e la cosa, insomma, mi dà sempre un certo qual fastidio. Comunque, veniamo al titolo del romanzo. Il romanzo in questione è La tela dell'assassino di tal T.R. Reagan. Costei chi è? È una scrittrice che si occupa di vari generi narrativi e che in America ha scritto una serie di romanzi incentrati sul personaggio che compare per la prima volta nel romanzo in questione. Comunque lei è nata a Lafayette in California, si è poi trasferita a Sacramento, lì è stata per anni segretaria presso uno studio legale. E poi si è dedicata appunto alla narrativa e pare che abbia avuto successo, buon per lei. Il romanzo in questione si intitola La tela dell'assassino, fa parte della serie dei gialli Newton Compton, formato Kindle sta a 2,99 in formato cartaceo 8,50, ribadisco sempre, io vi do i prezzi che compaiono sul sito Amazon. Sono 329 pagine, sinossi o riassunto che dir si voglia. È una sera d'estate, Lizzie, la protagonista di questo romanzo, vuole uscire, malgrado in città ci sia l'allarme, perché c'è in giro un serial killer o quantomeno. C'è in giro qualcuno che rapisce le ragazze che spariscono nel nulla. I genitori sono in disaccordo perché mentre il padre di Lizzie è contrario che lei esca, la madre invece le permette di uscire. Lei dice: ma tanto esco con le mie amiche perché l'ultima sera poi partiranno tutte per le vacanze estive. In realtà le amiche che la vengono a prendere sono soltanto un paravento. Lei la serata la passerà col suo ragazzo Jared perché il giorno dopo lui partirà per il college, quindi non si vedranno per molti mesi. Quando finisce la serata, Jared la riaccompagna a casa in macchina, ma lei, temendo di essere vista dal padre in auto con Jared, si fa lasciare in una traversa parallela e si avvia a piedi verso casa. Lui non vorrebbe, sa che c'è questo pericolo in giro, ma lei dice: ma figurati, cosa vuoi che mi succeda? E invece succede. Lizzie viene rapita da quest'uomo, da questo serial killer che viene poi chiamato Spider-Man. Lizzie sarà l'unica che riuscirà a sfuggire alle grinfie di questo maniaco. Finisce la storia, o per meglio questo che sarebbe il prologo, e inizia il romanzo vero e proprio. Sono passati 14 anni, Lizzie è diventata un'investigatrice privata e si dedica anche all'insegnamento alle ragazze di tecniche di autodifesa. Lei comunque è rimasta molto molto toccata da questa vicenda. È una donna sola, piena di problematiche, sono anni che è in terapia e secondo me dovrebbe cambiare terapista perché se in 14 anni non è ancora riuscita a superare la cosa, vabbè, ma comunque lei
a questa sua vita molto così solitaria, fatta di paure, il minimo rumore, la più piccola cosa la fa saltare. È molto magra, ha sempre freddo, insomma, una persona con molti, molti disagi, ma comunque tenta di andare avanti. Purtroppo, però, le arriva una telefonata. È Jared, il suo ex ragazzo, quello che l'aveva accompagnata a casa quella fatidica sera. Adesso è diventato un investigatore dell'FBI. La contatta perché ha bisogno di lei. Ha bisogno di lei perché, a quanto pare, Spider-Man si è rifatto vivo. In realtà, da un anno in carcere, c'è un altro uomo che ha dichiarato di essere l'autore di quei delitti seriali, perché poi all'epoca vennero rinvenuti i cadaveri di alcune vittime di questo rapitore. Però molti dubitarono della veridicità delle dichiarazioni di questo uomo, alcuni pensarono fosse un millantatore, e infatti così è. Jared le dice: è tornato e ha rapito un'altra ragazza e ha lasciato un messaggio per te. Da qui inizia tutta questa serie di storie. Vedono Jared che ritorna nella vita di Lizzie, lei sempre più con le sue menate di paure, di cose così. E il giallo sembrerebbe muoversi in maniera abbastanza interessante. Lasciamo perdere, stendiamo non un velo, ma una trapunta pietosa sulla traduzione fatta. Presumo con Google Translator, perché altrimenti non si spiegherebbe uno schifo pazzesco. Non solo, ma ci sono molti refusi di stampa, errori, casini. Già, come qualitativamente il libro comincia già a non valere molto. Poi la storia va avanti, inizia questa specie di caccia all'uomo, lei che ha questi flashback, un po' ricorda, un po' non ricorda. All'inizio c'è il capo della polizia che non crede, le dice: ma all'epoca lei non disse niente, adesso comincia a ricordarsi, ma non è che lei è una complice, insomma, tutta una cosa così. E poi ci va di mezzo il suo rapporto con la sorella, con la nipote, insomma, un bailame di personaggi, di cose, e la storia va avanti, va avanti, va avanti, abbastanza intricato, se non che a un certo punto si capisce benissimo chi diavolo sia questo rapitore, perché guarda caso c'è sempre questo personaggio che appare in varie situazioni differenti e uno fa presto a dire: Tomo, ma chissà perché tirano in ballo sempre questo qui. E in effetti è così. Nel frattempo anche Jared ha problemi con la sua famiglia, la madre che si separa dal padre, casini vari, ci va di mezzo anche un gatto che viene impiccato. Cose assurde, è questa sempre con i brividi, sempre che una che dopo un po' ti ha rotto le palle, perché insomma, alla fine si risolve tutto con il finale all'ultimo secondo, arrivano i nostri, e la spiegazione del perché costui abbia fatto le cose che ha fatto 14 anni prima, abbia ricominciato a farle adesso, nel perché abbia fatto anche altre cose, il tutto che non c'è. Per meglio dire, c'è una spiegazione frettolosa, raffazzonata e rabberciata della sorella del serial killer, data in 448, ti liquidano la storia in due righe, ti saluto e sono. Cioè, quante pagine sono, vi ho detto? 300? No. Aspettate, 329 pagine. Tu mi meni il torrone per 328 pagine e poi mi liquidi tutta la spiegazione in tre righe. Cioè, ho capito che non mi devi fare la disamina di questa vicenda, però cazzo, è un serial killer. E allora si sa che i serial killer hanno motivazioni articolate, che adesso non volevo una tesi di laurea in psichiatria. Però almeno sprecatevi a articolare un po' il finale. Non si capisce neanche, ma lui è morto, non è morto, viene arrestato, che fine fa? Ti lasciano in sospeso perché poi ci sono altri romanzi, adesso non so quanti, ma pare che di questa T.R. Reagan,
Ce ne siano parecchi in giro di romanzi, soprattutto della serie Lizzie Gardner Series. Sì, ce ne sono, sto guardando qui su Amazon, ma nel sito americano, perché in Italia non sono arrivati e viviamo lo stesso bene. Ce ne sono diversi. Quindi c'è caso che magari arrivino anche gli altri per l'amor del Signore. Uno ne ho letto, mi è bastato, mi è avanzato. Primo perché non voglio ritrovarmi questa psicotica che continua a tremolare come un budino malcotto. Secondo perché se questo è il modo di far finire le storie, assolutamente no. Cioè, tu mi tieni in ballo per 328 pagine. Dammi uno straccio di spiegazione decente. Esplicami. Cioè, non è viscera. È viscera. Sviscera le motivazioni che hanno spinto questo disgraziato a fare le cose che ha fatto. Niente. Ah, confessione della sorella. Una storia che non sta neanche molto in piedi perché comunque non si capisce. Come mai quello che è successo una volta tornati a casa i genitori non sia stato spiegato, aggiustato, ma è una cosa che non sta in piedi, cioè è una cosa che se si analizza con un minimo di senso logico è una spiegazione da delirio, quindi è la classica presa per il culo, io la chiamo così, non ci giro attorno, cioè tu mi fai finire un romanzo in questa maniera dandomi quel tipo di spiegazione. Io ti controbatto che è una spiegazione che non sta in piedi, a rigor di logica. Quindi, T.R. Reagan, edita di Newton Compton, pubblicata su Amazon, in cartaceo e in Kindle, La tela dell'assassino, che sia messo sulla copertina, con 5 stelle. Spaventoso, implacabile, perfetto, e io dico una stronzata, punto. Quindi è il libro sola, non c'è neanche da perderci tempo, a mio avviso, perché di gialli così, con delle tematiche così, con il serial killer, ce ne sono di gran lunga migliori. La serie di Jeffrey Deaver con Lincoln Rhyme, ad esempio, sono capolavori assoluti in confronto. Sono bellissimi romanzi a prescindere, ma se poi si fanno questi paragoni che non si dovrebbero nemmeno fare, perché come diceva mia nonna, non bisogna mai mischiare la seta con gli stracci, ma è anche vero che se uno cerca quel genere di storia, è meglio che si rivolga a autori appunto del calibro di Jeffrey Deaver, scrittori con gli attributi. In questo caso no, visto e considerato poi che la sciura T.R. Reagan si diletta di vari generi narrativi, allora scriva altri generi. Diciamo che il thriller non le si addice perché per quanto riesce fino a un certo punto ad interessare per la trama e tutto, poi scade miseramente nel finale nelle spiegazioni e il lettore merita di ricevere le informazioni sui vari personaggi affinché possa seguire l'evolversi della vicenda, ma merita anche che ci sia una spiegazione finale, esauriente e soprattutto logica. Due cose che in questo romanzo assolutamente non ci sono. Non parliamo poi della lentezza di certi momenti in cui lei ritorna ancora al ricordo di quando usciva con Jared. Poi questo continuo menare il torrone con questa sorella che secondo me la psicopatia era una questione di famiglia, perché anche la sorella non è che sia sto lampo di guerra, perché hai la sorella che ha subito quello che ha subito, invece di
avere un istinto di protezione, di affetto, di conforto, di continuare a sbattere in faccia al piatto, per colpa tua è successo questo, per colpa tua se fossi rimasta a casa, mia cara, del senno di poi sono piene le fosse, lo sappiamo tutti. Quindi no, questo libro è una sola, perché? Perché non ottempera a quelli che sono i dettami del thriller, del giallo, del poliziesco, cioè un inizio, uno svolgimento, una fine e una spiegazione. Questo romanzo ha un inizio, un'evoluzione un po' troppo incasinata, ma ci sta perché magari il finale è buttato via, la spiegazione non regge, non sta in piedi, è una presa per i fondelli. Quindi è a tutti gli effetti, a mio avviso, un libro sola. Vi risparmiate tempo, denaro, anche se in edizione Kindle sono 2,99 euro. Comunque, per leggere 329 pagine, qualche ora ve la perdete. Ecco, perdetela in altro genere di letture. Questo proprio non ve lo consiglio. Quindi, per T.R. Reagan, La tela dell'assassino, pollice verso, libro sola, ti saluto e sono. Con questo chiudo il mio video. Vi ringrazio tutti, vi mando un bacione e il mio arrivederci, a prestissimo.